Buonasera Marina, come stai? Buonasera, bene, molto bene, grazie. Allora, io ti ho visto un po' emozionata. Vabbè, perché è questione di poco. È la prima volta che presenti questo premio importante? Sì, è la prima volta in un anno, direi, altrettanto importante, perché diciamo usciamo tutti da un periodo un po' difficile, quindi soprattutto le maestranze del cinema, quindi sono onoratissima sia per l'annata importante sia per il significato che assume quest'anno. Ma poi è importante perché con tutto no, qui non si fa più niente, invece qui alla festa siamo i primi ad azzardare un mini assemblamento, ma con le dovute precauzioni ovviamente. Gli ospiti sono molto ridotti rispetto a quelli che erano gli anni precedenti, quindi purtroppo ancora sottotono, ma ripartiremo. Sicuramente c'è sempre questo slogan, ripartiremo. Ce la faremo, ripartiremo e andrà tutto bene. Ok, noi intanto ti facciamo, noi in bocca al lupo, vai tranquilla perché ho visto già nelle prove, sei molto brava e poi sei molto bella, questo è importante. Grazie mille, sperando che il palco non ci tradisca, ma sicuramente no. Che vada tutto bene, però okay. grazie mille. Grazie per la tua bellezza, ciao Marina. Grazie mille. Prima cosa, lo dobbiamo dire, come stai? Siamo bene, siamo fortunati perché insomma c'è un'atmosfera un po' di normalità. Questa è una serata bellissima, è inutile dirvi che io sto vivendo un momento della mia vita di grande entusiasmo e molto adrenalinico, perché è come se fossi uscita fuori da un tunnel, no? Questo lockdown mi aveva molto traumatizzato, ora mi sto godendo veramente questi momenti di pace. Ce lo stiamo godendo un po' tutti, ma poi io stavo parlando prima con tutto questo diciamo casino che è successo, e ritrovarci qua per un premio importante, dato che è tutto chiuso. È tutto enfatizzato, cioè, tutto un valore maggiore, prima lo davamo per scontato, no? Sì. Cioè, era normale fare l'evento, andare all'evento, vedere una proiezione, e invece adesso ha tutto un valore più grande, maggiore, per cui siamo grati a questi bei momenti. Diremmo tutto andrà bene. Dopo la tempesta arriva la quiete e speriamo che sia arrivata definitivamente. E poi sì, come dice la Landolfi, tutto andrà bene. Questa battuta ormai in tutto il mondo, tutto andrà bene, ma sicuramente andrà tutto bene, anche perché ormai siamo un po' addirittura d'arrivo. Noi lo speriamo tanto, okay, lo speriamo tanto. Dobbiamo aspettare l'autunno. Non parliamo che ritornerà, perché sennò no, dobbiamo aspettare l'autunno, perché comunque inevitabilmente in autunno ci sarà l'influenza stagionale e quello renderà tutti un po' più fragili, per cui vediamo, ma sicuramente intanto andiamo avanti oggi, quello che faremo oggi, poi in autunno non sapremo cosa sarà. Assolutamente. Godiamoci quest'estate meravigliosa, questo mare, questo sole e okay. Questo clima. Tanti in bocca al lupo per la tua carriera e tanto ci rivediamo anche dopo, speriamo, tanto penso sarà una grandissima serata. Sicuramente, ciao! Premio bellissimo, la pellicola d'oro con Roberto Girometti, immaginate, lo devo dire anche alla televisione, è un personaggio che io conosco da tanti anni e queste serate servono veramente per incontrare tutte le persone che non vedi chissà da qua. Roberto, come stai? Bene, tutto bene, anche se in questo momento diciamo con il coronavirus siamo un po' tutti bloccati, però devo dire insomma vado in giro come tutti con la mascherina, però poi me ne sono andato pure al mare questi ultimi tempi perché io amo fare il bagno, sai, da nato e cresciuto a Porta Portese vicino al Tevere, io e il mare è una cosa che infatti metto un po' paura a tutti, perché più mi tuffo e me ne vado, adesso non mi allontano più tanto. Però. Comunque parlavamo prima, in 4 mesi è cambiato il mondo. Il mondo andrà avanti, cosa succederà secondo te? Speriamo che questo vaccino esca fuori e che tutti ritorneremo proprio alla vita normale, a lavorare, a girare film, a girare spot televisivi, tutto quello che facciamo da una vita. Che siamo fermi ormai da parecchi mesi e io sento vari amici, registi, produttori, cioè sono tutti un po' preoccupati. Guarda, io, come ti ripeto, non sono un uomo di grande cultura su queste cose, però mi sono informato, come mi diceva Roberto Rossellini,
quando io ero ragazzetto e ho cominciato a lavorare con lui, mi dice: Roberto, tu non c'hai una grande cultura, però sei talmente intelligente che metti paura, e meno male, insomma, almeno quello, dico. E mi sono andata a rivedere tutti i dati Istat dello scorso anno e di quest'anno. Allora, il primo trimestre dello scorso anno, dati Istat, ve li potete vedere tutti, hanno dato 185.000 morti lo scorso anno 2019. 2020, primo trimestre, 165.000. Con il Covid, ma c'è qualcosa che non funziona, insomma. Ecco perché ho detto, a un certo mi sono rinfrancato, ho detto, vabbè, forse stanno esagerando tutti. Stiamo attenti, per carità, eccetera, eccetera, però senza esagerare. Beh, noi ti facciamo, tu sarai premiato, penso, no? Con la pellicola d'oro. Sono stato premiato l'anno scorso e due anni fa. Forse do un premio stasera a qualcuno, spero, ai miei grandi amici o macchinisti o elettricisti o insomma chi capita, spero. Per uno che ha premiato il mondo, stasera vedo tutti gli amici che sono premiati, io ho premiato un po' tutti, per cui vabbè, comunque sono contento di rivedere tanti amici, per cui anche con questo problema del Covid, insomma, ci rivediamo. Sì, ci rivediamo, siamo qui, siamo dei combattenti, noi che abbiamo cominciato a far cinema da ragazzini, siamo dei combattenti. Ok, Robert. Siamo girati il mondo poi. Robert, in bocca al lupo per la tua carriera e tanto ti rivedremo quando sei premiato. Ciao. Ciao, ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Pellicola d'oro, questo premio importante per quello che sei bellissima e sei molto brava. Un complimento da parte di chi ti segue. Grazie, grazie mille. È un premio molto importante che mi riempie di gioia, perché a parte che i premi, tu senti che qualcuno sta facendo il tifo per te e quindi ti dà più forza. E poi questo è un premio dei lavoratori, dello spettacolo, della grande famiglia della televisione e del cinema, e quindi io sono fiera di riceverlo. Anche perché in questo momento si lavora di meno, però sicuramente questo è un premio importante per radunare tanti personaggi dello spettacolo, per cui è importantissimo in questo momento. Questo è la prima volta che io partecipo a un qualcosa insieme ad altre persone dopo il 4 maggio. È anche emozionante ritrovarsi tutti insieme, è molto importante perché il lavoro adesso è un quarto per tanti tanti motivi, ci sono tantissime persone del mondo dello spettacolo che sono a casa e quindi bisogna tenere duro, bisogna anche combattere per ricordare l'importanza del nostro settore, che non fa semplicemente divertire, appassionare, a volte fa riflettere. E a volte può aiutare quando sei blindato in casa, pieno di paura con la pandemia globale. Questo è un premio importante proprio per gli addetti proprio ai lavori, perché in questo momento fare un premio, insomma, è la cosa credo più bella che ci sia. Sì, ma questo, guarda, mi era capitato anni fa di andare a un premio per gli addetti ai lavori e avevo visto delle grandi personalità di cinema imbarazzatissime sul palco, perché loro erano sempre state abituate a stare dall'altra parte e quindi questa cosa li scuoteva emotivamente. Io mi sono commossa da morire perché siamo una grande famiglia, perché lo siamo. Comunque il palcoscenico e la telecamera molte volte fa questo effetto, Che ti spia.
Arrivederci. Ti facciamo in bocca al lupo per la tua carriera e per questo premio che stai ricevendo. Grazie mille. Grazie. Allora, sempre tanti personaggi, stasera spettacolo, teatro, cinema. Emanuela, ho rincontrato Emanuela. Chi è Emanuela? È una che fa la regista, ha fatto un lavoro che poi ci spiegherà e oggi è qui. Sei premiata tu? No, sono ospite del... perché Enzo De Camillis ha fatto la prefazione al mio fumetto, quindi sono venuta ad omaggiarlo, mi ha invitato. Facciamolo vedere dentro, facciamolo vedere fumetto... questo fumetto. Ecco. Che parla, ecco, vedi, è il mio alter ego, quella sono io. Praticamente parla della condizione della donna nelle varie epoche storiche, Medioevo, Rinascimento e giorni d'oggi. Un viaggio temporale, una guerriera, un amazzone come sono io, che combatte per i diritti delle donne, quindi... Brava, brava. Io dico, io le donne so tutte da amare, anche quelle che ti fanno un po' arrabbiare, sono per in fondo... Ogni essere umano che non ha una donna è così, è solo nella vita. Da dove arriva? La vita arriva dalla donna, se non ci fosse la donna non ci sarebbe neanche vita. Vabbè, oggi fanno tante altre cose, vabbè, non ne parliamo. Allora, intanto io ti ho rincontrato con molto piacere, che non ti vedevo da tanto tempo e... A quando la prossima edizione di Miss Intimo? La prossima edizione di Miss Intimo la faremo, siamo fermi come tutte le cose, però io il 16... starò al Lido dei Pini, farò la prima selezione della mia carriera, della stagione. 16 d'agosto. Allora devo venire, mi inviti? Sì, come no, sei invitata, okay. Va bene, poi ci sentiamo telefonicamente. Okay. Un saluto e un abbraccio. La leggenda di Caria, su Amazon la trovate. Ok. Ciao. Non è una scelta che ho fatto 7 anni fa di non lavorare più tanto. Perché ho un'età, perché ho lavorato tanto e perché bisogna essere a un certo momento così, non lavorare fino a 90. Quindi non c'è niente che potrebbe dire. No, ma poi dopo la scomparsa di mio marito non ho voluto. Quest'anno ti è ricordato qualche mese, 20 anni dalla morte di Gasman, non fa il centenario di torno. Ho fatto con Gasman, ci eravamo cantonati, che è stato uno dei film che più amato di più di scuola, perché per scuola ho fatto Si permettete parlando di donne, la giornata particolare di teatro, le 23 noiti, quindi per me scuola e Gasman, Ok, allora personaggio incredibile, bravo, bravissima attrice, stasera riceve questo premio importante, Giovanna Aralli, che ce la ricordiamo tutti per i grandi successi che ha avuto e stasera è premiata con la pellicola d'oro. Grazie, sono felice di ricevere questo premio che per me è speciale, perché essere qui con le maestranze è una cosa che mi riempie di gioia, perché sono importanti le maestranze per un attore. È il motore proprio del cinema. Io spero che possano riprendere presto a lavorare, perché il cinema va assolutamente ripreso, non si può stare fermi tanti mesi, perché questa gente deve lavorare, quindi io spero che possa riprendere al più presto. Sono d'accordo che anche noi facciamo spettacolo, per cui prima stavamo parlando, in 4 mesi è cambiato il mondo, è la cosa più assurda che ci può essere, è cambiato 50.000 persone che lavorano in Italia dietro le quinte, siamo 250.000. Passato 4 mesi, raga, 4 mesi cambia un mondo che noi... Sì, io però devo dire che da quando sono nata, dalla guerra, ai rapimenti, al terrorismo, alle bombe nelle banche, nelle ferrovie, la droga, l'AIDS, cioè stiamo sempre in... Io non mi ricordo di aver avuto un periodo dove noi siamo stati bene. Abbiamo sempre lottato, lotteremo sempre, però vi assicuro che la guerra è stata dura, perché io l'ho vissuta. Anch'io. Ecco, quindi ho vissuto... Sì? Prego? No, niente. E purtroppo questa pandemia, speriamo sicuramente al più presto che possano trovare il vaccino, perché sicuramente si ritroverà. Dicono, hanno trovato i vaccini per tante cose, perché non trovarlo adesso? Ci sono stati tanti morti, ho pregato tanto per loro. Veramente con tutto il mio cuore, io che devo dire,
passerà. Ok, intanto godiamoci questa serata, sei premiata e mi fa molto piacere vederti e chiederti poche cose, perché sicuramente io difficilmente l'avrò rivista in qualche altro premio importante. Io li faccio un po' tutti. Ma io li ho presi un po' tutti i premi, ho preso 2 crolle d'oro, 2 nastri d'argento, il Globo d'Oro, ho preso il premio a San Francisco come migliore attrice, ne ho presi tanti. Ma tu tanti, sei una grande attrice. Io ne ho rifiutati tanti. Però stasera non potevo mancare. Okay, grazie, in bocca al lupo Giovanna, ciao, grazie per la tua carriera. Ciao. Grazie infinite, grazie. Dopo tanti personaggi abbiamo un sottosegretario al governo, Anna Laura. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, comunque i discorsi sono stati sempre un po' simili, la pandemia, il successo, però ritornare a ricevere un premio o a organizzare un premio è un successo per tutti noi. Chi fa spettacolo, i fotografi, i giornalisti, per cui credo che il governo, non parliamo che potrebbe fare di più, già sta facendo cose importanti, però questo è un premio veramente importante in questo momento. Un premio sicuramente importante, come diceva lei, perché vengono premiate le maestranze, cioè chi lavora e rappresenta il motore, il cuore pulsante del comparto cinematografico, perché il cinema non esisterebbe se non ci fossero gli sceneggiatori, gli autori, se non ci fossero i tecnici delle luci, se non ci fossero coloro che organizzano le location, se non ci fossero i costumisti e via dicendo. Quindi è un premio importante che raggiunge un traguardo altrettanto importante ed è sicuramente di buon auspicio per il futuro. E poi non abbiamo mai parlato delle comparse. Io che sono un vecchio che lavorava al cinema, io dico sempre, non si potrebbe fare mai un film se non ci fossero le comparse, a parte i camioni, a parte gli attori, i registi, però le comparse sono importantissimo, per cui diciamo anche di questi personaggi che sono dietro le quinte, però danno un supporto a un film oppure a qualsiasi lavorazione di spettacolo. Assolutamente sì, tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo, dell'industria cinematografica, del teatro, hanno un ruolo fondamentale, sono tutti parte di un'unica filiera che noi come governo dobbiamo continuare a sostenere, ad aiutare, non solo per uscire da questo momento drammatico, ma anche per reinventare, magari attraverso appunto la creatività che contraddistingue queste professioni, anche un nuovo modo di fare cinema. Ok, sottosegretario, noi facciamo non in bocca al lupo, no, vediamoci la serata, non riparliamo sempre della pandemia solita queste cose, parliamo di questa serata importante in questo momento, ricevere un premio, ossia essere qui come sottosegretario è importantissimo. Assolutamente sì, ci ho tenuto in maniera particolare ad essere a questa serata proprio perché reputo che i premi che verranno dati vengono dati a persone che sono fondamentali per l'industria cinematografica e quindi faccio i miei complimenti a tutti coloro che hanno ricevuto una nomination, sono tutti per quanto mi riguarda vincitori. Buona serata. Grazie anche a lei. Io ho incontrato un personaggio, forse dovrei raccontare qualcosa di importante io a questo personaggio, che cosa abbiamo fatto. Il più bel corto andato alla festa del cinema, per cui Natale lo vedo con piacere. Comunque, come stai? No, io tutto bene, ho girato qualche corto, ho fatto la parte del carabiniere, poi dipingo sempre perché io sono pittore e poi sono venuto qui con Canali che mi ha invitato a questa bellissima serata e speriamo che il cinema... No, sicuramente ritornerà alla ribalta. Sicuramente abbiamo parlato con molti personaggi, rinizieremo forse, speriamo presto. Prestissimo, sì, perché secondo me è una cosa transitoria, poi diciamo tornerà tutto come prima, anche che poi il cinema all'aperto è una cosa bellissima, per cui poi c'è la televisione, per cui non si ferma niente, l'industria del cinema andrà avanti. Solamente bisogna essere tenaci e lavorare, continuare a lavorare. Io per fortuna faccio dipingo e sto chiuso dentro una stanza da solo, per cui non ho bisogno di collaboratori, non ho contatto. Infatti durante il Covid, come si chiama? Covid? Sì. E il Covid ho diventato tanto che c'ho un sacco di richieste di quadri. Comunque è un piacere aver incontrato Natale. Senti, ci vuoi salutare con un personaggio tuo che sei diventato famoso? Saluta tutti gli amici di Web TV Studios. Ciao a tutti amici di Web Studio, cioè in che senso? E siete proprio forti, mazza quanto siete forti, dai! Allora, che volevo dire?
Stasera incontro tanti amici. Flamini, buonasera. Ciao, ciao. Come stai, Riccardo? Io sto bene. Un'istituzione. Questo è un personaggio talmente importante, il presidente del SILB. Poi gli chiederemo qualcosa su questo mondo delle discoteche che non sta ripartendo. Ai, ai, ai. È un momento difficile, non solo per le discoteche, per tutti. Siamo riusciti a riaprire i locali all'aperto e siamo in attesa di poter riaprire anche i locali al chiuso per il ballo. Speriamo che possano riaprire almeno per settembre-ottobre, perché sennò sarebbe una tragedia. Però noi parlavamo, un premio in questo momento è talmente importante per tutti gli addetti ai lavori del cinema, della televisione, le maestranze. Questo è un premio fondamentale, è un premio importantissimo. Voi sai che io ho una doppia veste, perché mi occupo anche di cinema e di eventi di cinema, e quindi stasera sto in quest'altra veste. E la Pellicola d'Oro è un premio importante proprio perché valorizza chi di solito non viene visto, cioè chi sta dietro le quinte, e sono quelli invece fondamentali, quelli che poi vincono i premi importanti, vincono gli Oscar, quindi è una parte fondamentale del cinema. Parlavamo prima delle maestranze, di tutti quelli che stanno in una produzione cinematografica, le maestranze, i comparsi, gli attori, i registi. È un mondo talmente vasto che se non riprende diventa problematico anche per questo mondo di spettacolo. Sicuramente può diventare problematico, però tu lo sai bene, no? Perché tu ne fatte tante, quindi anche in questo mondo. È un mondo problematico, ma è un mondo fondamentale, perché senza le maestranze i film poi non si fanno, perché è vero che poi vengono fuori gli attori, i registi importanti, ma senza tutto quello che c'è dietro poi i film non si riescono a fare, quindi sono fondamentali. Sei premiato? No, io sto qui come spettatore, mi godo la serata e incontro tanti amici come te. Immagina per quanti premi ho dato io stasera, intervisto persone che ricevono un premio, che è una cosa bellissima. Tu dovresti essere premiato, se non altro per la longevità, la tua... Quanti anni sono che circoli, diciamo? Io 60 anni circa, solo 50 anni di premio Piper l'ho fatto sempre io. Per cui... 60 anni non è possibile, ce n'hai 58, come sì, fai? Sì, infatti ho 58, quando ero proprio dentro alla pancia. Comunque è stato un piacere rincontrarti e speriamo che rinizieremo alla grande. Piacere è stato mio, e sicuramente bisogna essere ottimisti, guardare al futuro con ottimismo, quindi andremo alla grande. Buonasera, altro personaggio importante del mondo, qui abbiamo parlato di questo mondo dello spettacolo, delle maestranze, del cinema, teatro, che non riesce a partire, però stasera è un premio molto importante, la Pellicola d'Oro. La Pellicola d'Oro per tutti coloro che non si vedono guardando un film, ma senza di loro sarebbe impossibile realizzarlo, perché sono indispensabili, e sono i costumisti, le sarte, i truccatori, i parrucchieri, i macchinisti, gli elettricisti. Un film si fa con la luce. E senza la luce, ma questo anche in teatro, io ho appena fatto Napoli Teatro Festival e tutti quanti abbiamo speso una parola, soprattutto per chi è dietro le quinte, i fonici, i direttori della fotografia, la luce. Il nostro è davvero un lavoro di team, di insieme, e più armonia c'è, più successo ha di solito. Io prima parlavo che un film, un teatro non si fa se non ci sono le comparse, che non si parla mai di questi personaggi, io ho lavorato un po' al cinema, non si parla mai di questi personaggi che sono dietro alle quinte, che però non si potrebbe fare un film se non ci sono le comparse anche nel teatro. Le comparse non sono... generici naturalmente. Ma non sono dietro le quinte, sono davanti alla macchina da presa, magari sono quelli che camminano, che sono al bar. Io entro per incontrare Claudio Amendola, per dire, e ci sono gli avventori seduti, ovviamente sono comparse. In teatro un po' meno, nella lirica magari. Io ora preparo la regia di Rigoletto per il Teatro Lirico di Spoleto e non avremo altri personaggi, perché l'orchestra sarà in scena con noi, perché in buca non entra secondo la normativa Covid. Però ci è venuta un'idea ugualmente. Questa parola che è odiosa, Covid, ormai è diventato chissà. Io dico che speriamo che tutto passi, secondo me passerà tutto e rinizieremo quello che facevamo una volta, perché in 4 mesi è cambiato il mondo. È
cambiati il mondo, però come canta meravigliosamente una poesia cilena Mercedes Sosa, todo cambia e cambierà ancora. In bocca al lupo per la tua carriera, io ti seguo da quando ero bambino, sono cresciuto, però ti ho seguito sempre, per cui sei sempre bambino tu, io ero proprio, non ero nata. In bocca al lupo veramente per la tua carriera, sei premiata? No. Però sei qui. Sono qui per degli amici. È importante essere qui. Buona serata. Ho detto stasera è una serata importante per tutti voi, addetti ai lavori, attori, attrici, maestranze. Sì, è comunque un premio che riceviamo dalle maestranze, perciò per noi è forse uno dei premi più importanti, perché essere riconosciuti da loro che lavorano comunque soltanto unicamente poi per il nostro risultato, per il nostro bel faccione, è una cosa che ci fa molto piacere. Io non l'avevo ancora preso e ne sono molto fiero. Ok, niente, buona serata con la mascherina. Buona serata con la mascherina. Secondo me è arrivato il momento giusto. Oddio, io non lo conosco. Lo conosci, a me non lo conosco. Chissà, vediamo. Noi eravamo abbastanza preparati, c'è altro? Sì, volevo sapere qualcos'altro. È il Sociro? È il Sociro, questo. È andato in vacanza. Per subito. Allora, mi piace che mi viene facile, nel senso che io quel personaggio ormai ne ho fatti parecchi, so come raccontarlo, non c'avete il tuo regalo. Mi piace molto il compagno di viaggio, perché tutto il cast è che sarà ancora più presente. Aspettiamo che finiamo davanti. Quindi dovrà fare i punti con Staglietti, come al solito, con questo rapporto così forte con la figlia e soprattutto anche all'interno del commissariato succederanno cose che lo porteranno a prendere decisioni importanti, anche perché quest'anno quello che succede è che all'interno della squadra. Allora, felice dei 10 anni della pellicola d'oro che grazie anche alla Rai e Rai Movie siamo riusciti a portare avanti questo premio per le maestranze che è per me indispensabile, che è l'ossatura del cinema. Grazie. Ciao.